fine luglio abbiamo costituito da un'iniziativa di Kravos del movimento politico Login, insieme a altre realtà cittadine, ma anche singole persone interessate, il Comitato contro il Premierato. Questo nasce dalla volontà, in vista del possibile referendum, di far nascere qualcosa anche a Siena. Il primo obiettivo che ci poniamo e che stiamo portando avanti attraverso volantinaggi al mercato e banchetti informativi è quello di informare la popolazione sul territorio di Siena e anche in provincia sulle conseguenze, quello che è la riforma del premierato e poi chiaramente quello che chiediamo è una partecipazione futura alle varie iniziative che possiamo organizzare in vista appunto di un possibile referendum e quindi di opporci a questa riforma. Il premierato è una delle tante riforme molto dannose del governo Meloni, che sicuramente insieme alla riforma della giustizia, insieme alla riforma del premierato, insieme a tanti decreti che criminalizzano e aumentano la repressione nei confronti dei lavoratori e dei movimenti studenteschi, è un quadro che emargina sempre di più le fasce più deboli della popolazione e le fasce che meno sono interessate in questo momento, che meno si sentono rappresentate dalla politica. Questo quadro istituzionale che vuole mettere in campo il governo Meloni certamente va a discapito di queste fasce della popolazione che si sentono sempre più, sempre meno rappresentate dalla politica e da chi sta al governo. Quello che vogliamo fare sul territorio senese è quello di creare un fronte comune, un'opposizione credibile alla riforma del premierato, ma in generale a tutto questo quadro di riforme che indeboliscono le fasce più deboli della popolazione e che fanno sentire sempre meno rappresentate alcune fasce della popolazione. Ricordo che più della metà delle persone non vota in questo momento. Quello che vogliamo fare noi è cercare di fare informazione sul territorio senese, cercare di far partecipare le persone. A settembre sicuramente faremo un'assemblea pubblica in una delle piazze principali di Siena per poi costruire insieme alla comunità studentesca, alla comunità cittadina, una vera opposizione credibile che parta dal basso per opporci al premierato e ad altre riforme che veramente stanno sconvolgendo il sistema politico italiano e istituzionale.